6 anni fa, nel 2016 circa, abbiamo deciso di fare questa piccola piantagione di melograno. In un periodo in cui in Sicilia veniva spiantato il melograno tipico, che è un dente di cavallo morbido, in Sicilia invece piantavano i melograni israeliani. Perché? Perché le industrie portavano avanti questo tipo di melograno che realmente è amaro e viene utilizzato tanto da succo. Pertanto noi, in controtendenza, nel momento in cui tutti piantavano il melograno israeliano, abbiamo deciso invece di piantare i nostri melograni, che già ce l'avevamo un po', però giustamente non potevamo fare una piccola commercializzazione mirata ai nostri clienti. La nostra produzione non è altissima, perché facciamo circa 1.000 kg di melograno. Di questi 1.000 kg il 50% va perduto, perché giustamente il melograno è una pianta molto fragile e in base agli agenti atmosferici o si spacca, diciamo che tendenzialmente se ne raccoglie un 50%. E grazie a mio padre abbiamo deciso di piantare questi melograni in una parte che è più o meno argillosa. Inizialmente qui c'erano degli alberi di agrumi, però questi agrumi andavano in sofferenza, perché nel momento in cui pianti un agrume in una zona argillosa, essendo che l'argilla tiene l'acqua molto alta nel terreno, gli viene il marciume radicale. Questo marciume radicale, che è difficile da poter contrastare, o quasi impossibile, pertanto la pianta anche dopo tanti anni rimane sempre piccola e dà dei frutti con delle malattie, perché comunque la pianta non è adatta a quel terreno.